Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a fare la recensione di Hereditary. Hereditary è un film che veramente ha scatenato l'ira di tantissima gente. Ma prima raccontiamo un po' che film è e poi magari veniamo alle polemiche. Allora, voglio fare una recensione un po' anomala, nel senso che voglio parlarne proprio così, come se ne parla un amico. Allora, se dovessi dire a un amico che film è Hereditary, allora intanto gli direi che Hereditary è un film di Ari Aster e che Ari Aster prima d'ora non aveva mai girato un film. Ha girato dei cortometraggi dove il tema erano le problematiche familiari e qui vedi che iniziano già nella mente, no? Iniziano a collegarsi le cose, uno inizia a dire ah, ok, quindi Ari Aster probabilmente ha una storia particolare che vuole raccontare. E il film assume una struttura molto più profonda, più un significato più ampio. Hereditary è uscito qualche mese fa ed è un film che, a detta di molti, anche di quelli che sono, diciamo, delusi. I delusi, anche a detta dei delusi, è un film che ha un cast fenomenale. Toni Collette, fenomenale. Gabriel Byrne, che vi devo dire chi è Gabriel Byrne, ragazzi. Cioè, non lo so se ve lo devo dire. I due giovincelli, che sono uno più bravo, cioè vabbè, la bambina è una giovane attrice che vabbè non fa niente di particolare, però il ragazzo molto bravo, secondo me ha una faccia particolarissima. Trovatemeli i film horror dove ci sono attori normali con facce così particolari, così poco caucasiche, facce strane, no? Una fotografia incredibile, una famiglia veramente complicata, con problemi affettivi particolari, dove è morta la nonna, che era un personaggio veramente strano. C'è una bambina strana, una madre con problemi mentali che poi scoprirete, non vi dico niente, ha avuto degli episodi veramente inquietanti nei confronti dei figli. Insomma, disturbi di qua, disturbi di là, insomma, una famiglia veramente ai limiti. Una famiglia borghese di alto livello, coi soldi, insomma. La madre che fa dei micro paesaggi miniatura, modellismo, tipo, già una roba un po' da matti. Non si offendano i modellisti. Questo è lo scenario, succedono degli eventi particolari e a un certo punto insomma, è un film che monta molto lentamente, molto piano, no? Ci sono anche dei colpi di scena che dici no, ma che cazzo succede? Cioè, tutto andava bene. Eppure poi a un certo punto subentra il paranormale, ma subentra in un modo assurdo, in un modo veramente che uno dice, ma così assurdo? È un film assurdo, è grottesco. No, è grottesco il fatto che il paranormale entri nella vita di qualcuno, quello è grottesco. Se il paranormale entrasse nella vostra vita, voi risultereste grotteschi come Toni Collette. Questo è il senso di tutto ciò. Il vivere è un film dove praticamente per tutto il tempo si ha l'impressione che o sta impazzendo lei oppure effettivamente esiste il paranormale, esistono entità malefiche che vogliono possederci, impossessarsi di noi, farci del male, farci morire, eccetera eccetera. Per tutto il film non capiremo se è così, fino a un finale allucinante che a me mi ha lasciato veramente scioccato. Cioè, mi ha lasciato proprio wow, sì, così, cioè esplicitato in una maniera per cui veramente uno, se non è coinvolto, può rimanere veramente basito. Concludo, perché poi voglio passare al motivo per cui secondo me a molti non è piaciuto, non a molti, che questa è una cazzata, che a molti non è piaciuto, è piaciuto a molti. Su siti dove si possono votare i film, il film ha avuto un voto alto, il 90% della critica cinematografica gli ha dato un voto alto. Siamo di fronte a un regista che probabilmente diventerà uno dei più bravi dei prossimi anni, e lo dico qua senza nessun timore: questo film qua tra 5 anni sarà considerato un cult e ci dimenticheremo di tutti quelli che dicono che è una schifezza, che è una cagata, quelli che usano
questo modo di parlare di un film che, ricordiamoci, ha ottimi attori, ottima fotografia, ottima regia, cioè qualcosa che veramente da un esordiente non ti potresti mai aspettare. E si può definire una cagata un film così solo perché a te è sembrato grottesco? Il film per me è promosso ed è uno dei due film più belli del 2018. Il secondo film che candido come film più bello del 2018 è La casa delle bambole di Pascal Laugier, uscito il 6 dicembre. Se volete sapere quale film sceglierò dei due come film dell'anno, iscrivetevi al canale, rimanete collegati e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei video. Voto al film altissimo, film della Madonna, per me è un bellissimo film. Ho anche scritto un commento: chi lo ha definito il nuovo Esorcista non ha esagerato. Ho scritto così, ma perché ero in preda all'entusiasmo. Quello che volevo dire è che chi dice ah cavolo il nuovo Esorcista ha detto qualcosa di magari un po' esagerato, ma non troppo lontano dal vero, nel senso che il tema è quello, il tema è lo stesso dell'Esorcista e la crudezza con cui è trattato questo film, la crudezza con cui è trattato il tema, la crudezza e il modo di esplicitare questi temi così diretto richiama tantissimo l'Esorcista, che comunque, ragazzi, parliamo di Friedkin, che è veramente un genio per me, uno dei più grandi registi della storia, che amo tantissimo. Guardatevi anche la mia recensione sul documentario dedicato a lui, lo trovate qua sul canale YouTube, vi metto il link in descrizione. Detto ciò, l'Esorcista è un capolavoro e questo diventerà un cult sicuramente tra qualche anno. Apriamo la parentesi detrattori. Questo film qua è un film che bisogna entrare nell'ottica di seguirlo veramente con molta attenzione, perché ha tantissimi richiami per tutto il film, dall'inizio, proprio dall'inizio alla fine, dove viene spiegato che questa famiglia ha una sorta di maledizione, ha un destino prescritto che non si può cambiare, un destino maledetto, e che alla fine si dovrà realizzare. E ci sono tantissimi bellissimi richiami a quello che succederà dopo, al discorso delle teste mozzate, al discorso del soprannaturale e dei sacrifici e di tutto quel cazzo che è. Quindi è molto intelligente come è strutturato, no? Come tutti questi elementi sono intelligentemente disseminati nel film. Quindi bisogna avere molta attenzione, bisogna farsi coinvolgere molto, bisogna essere poco ordinari. Penso che le persone abbiano diverse mentalità e quindi cerchino diverse cose dal cinema, dall'arte, da un piatto di pasta a un piatto di insalata. Non siamo tutti uguali, quindi posso capire che questo film non sia arrivato. Ho sentito molti commentare questo film, ma anche youtuber dire ah, è bello, bravi, bravi gli attori, girato bene, fatto bene qua, fatto su, fatto là, però poi alla fine dicono ah, però mi ha deluso perché non aveva senso quella cosa rispetto a un'altra, non era spiegata bene. Ma ragazzi, ma il cinema non è mica una pedicure che andate a fare, mi dite guarda, io mi aspetto queste, le unghie fatte così, fammele così e punto e via. Il cinema è arte. Uno vi racconta quello che gli pare a lui e può anche lasciare delle cose in sospeso. Deve essere inscatolato in quello che piace a voi. Se a voi piace tutto inscatolato, tutto preconfezionato, tutto che abbia un senso, allora voi di arte, non occupatevi di arte. Non occupatevi di arte, perché l'arte è il messaggio di una persona. Può essere vago, può essere... Cioè, allora, non ho capito, cioè, il cubismo ha senso secondo voi? Il cubismo ha senso? Quando Kubrick ha fatto Arancia Meccanica e ha vestito i drughi in quel modo, vi sembrava normale? Vi sembra una cosa non grottesca? Certo che è grottesco. Tante cose in Kubrick sono grottesche ed è quello il bello, è quello il bello. Il super cazzo gigante di ceramica con cui ammazza poi, che glielo tira al tipo, la TV, non mi ricordo, cioè, per favore non mordermi sul collo, è un film che si può prendere seriamente? È un film sui vampiri che si può prendere seriamente? No, è un film grottesco ed è bellissimo. Quindi ragazzi, cioè, questo film ha delle cose che sono grottesche e lo sono volutamente, perché è grottesco il soprannaturale di per sé. Se voi credete al soprannaturale siete grotteschi. Ed è bello che siate così, a me piace che siate così, che siate
che crediate nel soprannaturale. Il soprannaturale è questo, è l'assurdo, e lui ve l'ha sbattuto in faccia. Non deve giustificare, ah, quello, quell'altro non mi torna. Ma cosa vi deve tornare? Ma di che stiamo parlando? Ma se fior fior di gente che scrive di cinema gli ha detto che è un buon film, che è scritto bene, girato bene, fatto bene, ma chi siete voi per dire che non ha senso? Non ha senso perché? Perché voi volete l'ennesimo The Conjuring, che è un film di plastica, per quanto fatto bene, per quanto mi sia anche io divertito a guardarlo. È un film che mi ci sciacco le palle con The Conjuring. Mi ci sciacco le palle. Questo invece è un film che ti butta delle robe in faccia, ti provoca. L'avvento del demoniaco, l'avvento del soprannaturale arriva in un modo talmente reale, proprio esattamente come chi è disperato e vuole credere nel soprannaturale finisce in queste trappole, e poi crede veramente di vedere cose, e questo non è grottesco? È grottesco e c'è del grottesco in questo film, ed è un film eccezionale secondo me. Posso capire benissimo che se uno lo guarda distrattamente, con amici, birra in mano, canna in mano e scoreggia libera, e quindi siamo tutti lì a ridere, a scherzare, non puoi entrare dentro questo film qua e goderne e viverne il terrore. Che io per esempio, a me ha angosciato, mi sono anche, non spaventato, però mi ha fatto proprio percorrere un brivido di proprio mi son cacato per un attimo, perché io me li guardo da solo al buio mentre tutti dormono. Così si guardano i film horror. Poi ci sarà anche chi è stato super attento, ma non gli è arrivato il film, e lo posso capire benissimo, perché appunto esistono anche mentalità diverse, e quindi questo film può non arrivare a tutti, perché ci vuole anche una certa apertura mentale, secondo me. Quindi detto ciò, questo è il mio pensiero sul film. È un film della Madonna. Vi faccio anche un veloce unboxing dell'edizione della Midnight Factory. Qua c'è la copertina, qua c'è la custodia con l'inquietantissima fotografia della famiglia, dei membri della famiglia, un libricino con un po' di descrizione del film e foto. Vi metto il link in descrizione per comprarlo, e secondo me è uno dei due film horror più belli del 2018. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate like. E scrivete nei commenti cosa ne pensate di Hereditary, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, ma soprattutto perché. Non scrivete fa cagare, perché sono commenti che lasciano il tempo che trovano, insomma, e danno anche un po' la misura di come ragionate. Mi raccomando ragazzi, cliccate sulla campanella, perché sennò non ricevete tutti i video. Quindi campanella, like, iscrizione. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Salutateci.